quinto di Treviso, dove quest'oggi l'Unione Venezia giocherà il penultimo turno di questo girone d'andata del girone C della Serie D. Giochi sulla linea mediana e non nella parte della difesa. Attenzione, un pallone teso in area di rigore sul secondo palo, non arriva per uno soffio Emil Zubin. Scambia ancora Nicole con l'auto, il capitano, un pallone dentro per Mazzeo che dal lato corto piccolo dell'area di rigore sul settore di destra non riesce a trovare il pallone. 0-0. Attenzione, ci prova il quinto di Treviso in area di rigore, la chiusura da parte di Borot, però ancora il pallone buono per De Checchi. De Checchi mette il pallone in mezzo, Russo attende il pallone all'interno dell'area piccola. Stato da calciare all'interno della metà campo dell'Unione Venezia, invece era stato battuto qualche metro in avanti. Con l'auto ruba un buon pallone, poi il destro e in due tempi fa sua la sfera Tomei. Casagrande per con l'auto per Mazzeo, allunga verso Nichele. Nichele cade a terra, guadagna la punizione, ammonito. Vediamo Zubin controllato ora da Collauto. Attenzione, la sfera per Casagrande, il tentativo e il palo di Casagrande, il palo da parte di Casagrande. Pallone recuperato da Malagò in posizione centrale, allarga un buon pallone sul settore di destra per Zubin entra in area di rigore, il tiro sul primo palo, si accartoccia su se stesso Tomei. E vediamo al limite dell'area di rigore, ci sono già i due attaccanti Viannello e Franchetto, infatti la sfera è verso Franchetto e vediamo, commette fallo e viene anche ammonito Nicoletto. Calcio di punizione che sarà battuto praticamente all'altezza del centrale, a circa 5 metri dal limite dell'area di rigore. Parte il tiro, attenzione, è incredibile, l'Union Quinto si è portato in vantaggio, ha sbagliato il portiere Russo che ha perso il pallone al 29esimo minuto di gioco. Al termine del primo tempo con il risultato di Union Quinto 1, Unione Venezia 0. Per Mazzeo in mezzo a quattro avversari decide di allargare il gioco verso Collauto, parte il cross, l'uscita in presa alta da parte di Tomei, gli applausi da parte del pubblico locale. Malagò ancora per Casagrande, parte il tiro cross, un bel tiro di destro del numero 3, all'indietro per Nicoletto verso Zubin, la sponda per Zubin, Mazzeo entra in area di rigore, Mazzeo perde l'attimo fuggente, cade su in cincischia sul pallone e poi c'è il primo corner. Capitano, parte il cross, la chiusura e poi attenzione a Casagrande che si fa rubare il pallone e poi attenzione c'è Franchetto con Nicoletto. Franchetto contro Nicoletto, il passaggio, attenzione di ritorno, poi il tiro, il palo e poi il tentativo ancora incredibile. La traversa di Amos Nichele. Il laterale sinistro del centrocampo ora è appunto Salzano. Riprova Falcer in area di rigore. Il rilancio, il pallone, attenzione, finisce in area di rigore dell'Unione Quinto, poi il tentativo di testa di Salzano, solo sulla sinistra per Casagrande parte il cross basso, Lelli dal limite dell'area di rigore, Lelli prova di sinistro, il tiro del pallone esce sul fondo. 2 minuti e mezzo più recupero al termine della partita, Nicoletto va avanti e dà il fallo contro, davvero non capiamo la scelta di questo arbitro. L'Unione Venezia, ora prova l'Unione Quinto, ci riprova con il numero 14, si becca, attenzione, la seconda ammonizione.
si becca la seconda ammonizione e infatti espulso Nicoletto. Arriva il fischio finale del signor Martinelli che sancisce la vittoria dell'Union Quinto per 1-0. Decisiva la rete di Matteo Vianello al 29esimo minuto del primo tempo. Allora mister, una sconfitta che pesa? Pesa, perché obiettivamente abbiamo preso un gol un po' particolare, un po' strano. E quindi poi loro hanno beneficiato di questo vantaggio e quindi hanno portato a casa i 3 punti. Penso che comunque alla fine il pareggio sarebbe stata la cosa migliore. Avete cercato di attaccare, avete avuto molto possesso di palla, però alla fine la difesa dell'Union Quinto ha avuto la meglio. Sì, abbiamo avuto un po' supremazia territoriale, abbiamo cercato di allargare anche sulle fasce, abbiamo cercato un po' di metterli nella loro metà campo. Abbiamo avuto anche 2 o 3 buone opportunità, l'ultima qua con Mazzeo che era dentro l'area piccola, non so come mai non abbia calciato in porta. Poi ripeto, è chiaro che più andava avanti la partita più veniva anche la stanchezza, perché stiamo trovando nell'ultimo mese dei campi veramente pesanti. Loro hanno finito addirittura con 3 quei campi, quindi insomma era dura. È chiaro che una volta, ripeto, andati in vantaggio loro, hanno gestito la partita e noi dovevamo assolutamente cercare di ribaltarla. È chiaro che non era facile, ci abbiamo provato, però penso che i ragazzi abbiano dato tutto quello che potevano dare. Si annunciava qualche arrivo, ma fino ad ora... Ma il mercato dopo la partita non ne voglio neanche parlare, perché comunque c'è il direttore, comunque sta facendo il suo lavoro, quindi sicuramente qualcosa potrebbe arrivare in settimana. Però... È preoccupato? Ma è preoccupato, io sono sempre stato abituato a lavorare con quello che ho, in questo momento ho questa squadra qua, ho questo organico, anzi ho un'ottima squadra. Non cambierei con nessun'altra squadra i miei giocatori, me li tengo e lavoriamo per quelli che siamo. Poi se la società farà arrivare qualcuno eccetera, ben venga, altrimenti io sono qui per lavorare con questo gruppo e con questo organico. Amara questa sconfitta qui a Quinto di Treviso? Siamo andati sotto, e non c'è stato, no, abbiamo provato, riprovato, però alla fine non siamo riusciti a recuperare il risultato. Purtroppo c'è stata questa defiance difensiva, come l'hai vista tu dal campo? Ma può capitare, un po' il terreno, un po' la deviazione, è stato un batti e ribatti, è andata così, vabbè può capitare, ripeto, magari dovevamo essere più bravi a coprire il portiere, però è andata così, può succedere. Ecco, per una squadra che vuole essere promossa, che sta cercando la promozione, cominciano a essere tante le sconfitte? Quello sì, vabbè, promozione o non promozione, sconfitta o non sconfitta, però alla fine sarà fortuna, sarà un po' il destino, siamo ancora lì davanti, quindi continuiamo così, cercheremo sicuramente di migliorare, a non prendere gol, a non perdere partite, però finché stiamo là... ci va anche bene. Allora, successo importante per la sua squadra che ha saputo giocare una partita difensiva molto tosta. Sì, oggi i ragazzi si sono espressi molto bene in fase di non possesso, hanno marcato molto bene gli attaccanti del Venezia, abbiamo concesso veramente poco a una squadra che comunque è molto pericolosa negli avanti. Mi ha fatto una partita di orgoglio, di rabbia, di convinzione, sapevamo che non era facile, però poi... alla fine abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo e siamo riusciti comunque a arginare un po' gli attacchi del Venezia, ma direi anche molto bene. Ecco, è stata una partita in cui avete controllato gli avversari, però insomma alla fine avuto anche qualche buona occasione. Sì, noi avevamo preparato la partita così, cercando di prendere, giocare palla su Franchetto, andare a prendere rimbalzi su Franchetto, per poi partire negli spazi che il Venezia comunque ci avrebbe concesso, noi lo sapevamo e questo si è verificato puntualmente. Abbiamo avuto un paio di situazioni in contropiede, soprattutto nel secondo tempo, dove potevamo veramente chiudere la gara, però tutto sommato credo che il risultato sia anche giusto e meritato da parte nostra.